Ciao ragazzi e benvenuti su Crypto Investing Guide o investingguide.crypto, vediamo quando cambiare il nome, ma siamo sempre lì, sul concetto di criptovalute. Oggi parleremo di Astroport, il futuro del trading, ovviamente decentralizzato su piattaforma Terra. Ma prima di iniziare mi raccomando ragazzi, un bel like e se non vi siete registrati, registratevi e attivate la campanellina per ricevere gli aggiornamenti periodici. Iniziamo subito a parlare di questo fantastico exchange decentralizzato che sarà il futuro del trading, non solo per la liquidity provider o per altre funzioni di questo tipo, ma anche su grafici avanzati che permetteranno quindi di utilizzarlo in modo più fluido come altri exchange, almeno si spera sulla carta sia così, quindi vedremo quando ci sarà il lancio. E nell'occasione del lancio volevo ricordarvi che ci sarà un bel drop. Un lock drop non sarà un airdrop, verrà fornito soltanto a coloro che lo gestiranno, lo deterranno e bloccheranno delle valute. Ma vediamo un attimo di parlare prima di come fare per ottenere gli Astroport gratuiti, solo detenendo all'interno della piattaforma un certo ammontare di dollaro Terra o di Luna. Vediamo di spiegare un po' che cos'è e come funziona, e quindi anche il conto alla rovescia che sarà avviato a breve. L'annuncio praticamente è per il 6 di dicembre. Allora, come data di lancio. Parlando invece di Astroport, dobbiamo mettere naturalmente Astroport nelle mani, e Astro naturalmente sarà la moneta, del maggior numero possibile di utenti Terra. E quindi dal 6 di dicembre ci sarà la fase 1 del lancio di Astroport che inizierà con il lock drop. Il lock drop di Astroport durerà 7 giorni. Per i primi 5, gli utenti, vi mostro anche una interfaccia grafica della procedura, vedete? Per i primi 5 giorni avete la possibilità, per tutti gli utenti, saranno in grado di migrare e di bloccare i token Terra Swap Liquidity Pool, quindi degli LP, dentro Astroport, per un periodo di tempo fissato in cambio di un drop, e quindi di una distribuzione di token Astro. Tutta la liquidità migrata servirà come liquidità iniziale per il lancio di Astroport. Nei giorni 6 e 7 della settimana, quindi i primi 5 abbiamo detto cosa accade, nel giorno 6 e 7, vedete qui negli ultimi due, come potete osservare all'interno del sito di Astroport sono presenti naturalmente tutte le indicazioni della Terra Ecosystem, ossia tutto l'ecosistema, il marketplace che verrà naturalmente a supportare la galassia di Astroport, tutto quanto decentralizzato, senza permessi, open source, quindi un marketplace di Astroport che sarà di dominio pubblico, con una certa governance e con una sua community di detentori del token Astro. Naturalmente qui si può leggere di più, ci sono altre informazioni sulla liquidity providing, quindi tutte le future del codice Rust con cui è stato generato, l'integrazione degli oracoli e l'integrazione anche in modo facile di dApp, ossia di applicazioni decentralizzate. Quindi una nuova evoluzione del futuro degli exchange, scritto naturalmente in Rust, supporto combina naturalmente e le migliori efficienze degli ultimi 6 anni di sviluppo della blockchain di Ethereum e poi naturalmente il tutto sviluppato e migliorato secondo Terra, Luna, comunque tutto l'ecosistema. Quindi torniamo a noi nel descrivere naturalmente ciò che ci premeva dire nei giorni 6 e 7 e praticamente in questa modalità, in questo periodo che dopo i 5 giorni che voi potete spostare o bloccare, quindi potete fare un po' di operazioni. E quindi il giorno 6 e il giorno 7 accadono naturalmente degli eventi un po' più restrittivi. Quali sono gli eventi restrittivi? Qua c'è scritto che dal giorno 6 sono chiusi i depositi, quindi non potete più aggiungere nulla. Dal giorno 6, che termina il 6, quindi il giorno 7, quindi il giorno finale dei primi 7 giorni, la massima quantità prelevabile, che potete quindi ancora prelevare, decrescerà al diminuire del numero delle ore fino alla conclusione del settimo giorno, fino a zero proprio alla conclusione del settimo. Quindi avete, diciamo, il settimo giorno, il primo giorno è il 6 di dicembre. Il settimo giorno avete la possibilità durante la giornata di prelevare ancora. Che so, Luna, Dollaro Tether o quello che avrete messo in deposito, gli LP token, quello che ci sarà in deposito, potrete ancora sbloccarli, però la quantità sarà proporzionalmente in diminuzione, quindi non potrete più effettuare altro.
E quindi in Astropod c'è questa modalità della fase 1, per cui i depositi di token LP non saranno più consentiti. Quindi cosa fate voi? Depositate Astro te, dollaro Terra all'interno della piattaforma, poi li potete prelevare il sesto giorno, nei primi 5 giorni vi daranno accesso alla possibilità di ottenere il drop. E poi negli ultimi due deciderete voi qual è la quantità che andrete ad allocare e bloccare per un certo periodo. Qui infatti dice di stare attenti perché solo una withdrawal transaction può essere effettuata, quindi solo una transazione di prelievo può essere effettuata durante gli ultimi 2 giorni. Quindi decidete voi quale sarà la possibilità di prelievo nei 2 giorni che avete. Il primo giorno è al 50%, quindi se mettete 1000 dollari in equivalente di deposito, solo 500 dollari potranno essere prelevati, gli altri 500 rimarranno bloccati. E quindi è la quantità massima. E questa è l'unica volta che potete prelevare perché la successiva non c'è, soltanto uno nei 2 giorni. Quindi decidete voi quanta quantità volete prelevare. Quindi una quantità comunque rimane all'interno per evitare che la gente fuoriesca solo per ottenere il drop. È chiaro, c'è questo evento naturalmente da parte di tutela, da parte di Terra, che la gente comunque rimanga con un certo quantitativo. Bene, adesso andiamo naturalmente a visualizzare il successivo video, scusate, la successiva fase, fase 2. Ora c'è la fase 3. Ecco, allora, nella fase 2, ossia quella che va dopo i 7 giorni, vediamo, mi sa che non ho lo screenshot, vabbè, lo dico, non c'è, vabbè, nella fase 2, che inizierà subito il 13 dicembre, cioè questa qua, il termine del 13 dicembre, gli utenti potranno bloccare i token UST e o Astro nel bootstrap del pool con Astro dollaro Terra per 3 mesi. Quindi quello che a voi vi rimarrà di Astro in drop e di dollaro Terra in drop che non avete prelevato in questi 2 giorni, o la metà oppure una quantità inferiore al 50% l'ultimo giorno, cioè il 13 di dicembre, avrete la possibilità, questa quantità, di andarla a mettere per 3 mesi in pool. E questa liquidità praticamente per il pool Astro dollaro Terra, tutti i partecipanti riceveranno token Astro in cambio della partecipazione. Quindi ecco qual è l'interessante fase 2. I depositi naturalmente saranno consentiti per i primi 5 giorni, come abbiamo detto, della fase 2, cioè nei primi 5 giorni dal 13 di dicembre in poi. Nei successivi 6 e 7 giorni, quindi mi sa che è questa la pagina, i primi 5 giorni del 13 della fase 2, questa è la fase 2, i primi 5 giorni potete depositare Astro e dollaro Terra, saranno possibili durante questi primi giorni, ma solo dollaro Terra può essere prelevato fino al 100%, quindi attenzione. E quindi i partecipanti potranno comunque ritirarlo. La loro liquidità di dollaro Terra se cambiano idea sulla partecipazione. Il giorno 6 e il giorno 7, quindi dal 13 dicembre inizia qui, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 di dicembre, non ci sarà possibilità di prelevare il 100%, ma soltanto la metà, il 50% nel sesto giorno e una quantità inferiore, se decidete, tra il 50% e lo 0% al termine del 19° giorno. Quindi tutto si concluderà, credo, il 20 di dicembre, come fase 2. Tutti i token Astro che non sono stati assegnati a questa fase di pool Astro dollaro Terra saranno rivendicabili e gli utenti tutti, di tutta, diciamo, la Astroport Galaxy, potranno iniziare a utilizzare Astroport per scambiare token, creare pool e fornire liquidità al sistema. E quindi parliamo praticamente non proprio di un airdrop, ma di un lock drop, ossia di un drop che viene praticamente a bloccare determinate quantità e vincolarle per un certo periodo, che ribadisco, nella fase 3 sarà di 3 mesi in blocco come liquidità, che sarà quella che rimarrà, perché magari ci avete ripensato, magari decidete che sarà una quantità inferiore oppure tutta, e allora volete puntare su questo Astro che avrà delle caratteristiche di bullish nel futuro, quindi crederete nel progetto e allora tutto lo lascerete tutto e non preleverete nulla.
Quindi naturalmente io vi aggiornerò su eventuali accelerazioni, aggiornamenti del calendario dal 6 di dicembre, mi raccomando, ve l'ho detto prima in tempo, perché naturalmente se decidete in questo momento di mettermi in stake, di bloccarli su protocolli come Anchor, Mirror o altri protocolli di Terra, magari dovete aspettare del tempo per poter andarli a svincolare, per andarli a depositare su il protocollo di Astroport, e allora magari ve lo dico in tempo per fare questa operazione. Tenete presente che lo staking e la staking non avranno alcun impatto sulla tua idoneità per il lancio di Astroport, poiché sono tutti basati sull'attività storica che sono presenti dentro Astroport come protocollo. Quindi il lancio di Astroport è imminente e quindi ho voluto riservarvi un posto almeno di informativa e quindi sapete che potrebbe essere interessante entrare a far parte di questo pool. Oltretutto, come holders, come detentore dei token Astro, si avranno determinati diritti di governance nella community di Astroport, di questo exchange. Spero che questo sia stato utile. Naturalmente, vi lascio in descrizione naturalmente il link di Astroport, che comunque è astroport.fi come finance. Per indicare il vostro link, il sito di Astroport, ve lo mostro di nuovo, vediamo di farvelo vedere. È questo, astroport.fi. Ve lo metto naturalmente in descrizione nel video. Quindi ciao, grazie e alla prossima. Grazie sempre naturalmente dei like che mi vorrete gentilmente donarmi per sostenere il canale. Quindi ciao e alla prossima.